Ciao a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo, incredibile video unboxing. Questo acquisto, ragazzi, diciamo che è stato per lo più inaspettato, perché non avevamo la minima idea che fosse uscita questa edizione limitata, che adesso ovviamente vi mostrerò. Si tratta di un'edizione limitata speciale, ragazzi, dedicata a The Killing Joke, quindi al fumetto, al comic The Killing Joke, che in spagnolo è stato ovviamente tradotto. Andiamo a capire perché. Tradotto è La broma assassina, però vabbè, questo poco ci interessa. La cosa fantastica, ragazzi, è che appunto, come vi dicevo, un'edizione limitata. Dopo, quando vi farò vedere nei dettagli, ragazzi, la confezione, vedrete che è scritto appunto anche qua dietro, c'è scritto edizione limitata a 2500 unità, quindi ovviamente, ragazzi, in tutto il mondo, per cui è fantastico poterne possedere una. Ovviamente, essendo un'edizione limitata, oltre al comic, ovviamente, ragazzi, include altri contenuti che sono specificati qua dietro. Include il fumetto, un diario, una borsa, ragazzi, a forma di sacca, sapete, quelle che ovviamente si possono portare a mo' di zaino, e la penna, tutto ovviamente in stile The Killing Joke, quindi sono tutti elementi personalizzati, ragazzi, in stile The Killing Joke. Per cui, che dire, è stato un acquisto meraviglioso. Io e Rodrigo siamo felicissimi anche perché sappiamo, ragazzi, che The Killing Joke include la storia delle origini del Joker, sulla quale stanno anche facendo un film, tra l'altro, piccola parentesi. E che dire, non perdiamo più tempo, andiamo a vedere il contenuto di questa special edition di The Killing Joke. Eccoci qua, ragazzi, pronti ad aprire questa incredibile edizione. Già di per sé, ragazzi, la scatola esteriore è meravigliosa, perché è vero che è di cartone, come potete vedere, però è tutta stampata. Qua ovviamente possiamo vedere quest'immagine del Joker, qua sopra possiamo leggere appunto DC Batman La broma assassina, gli autori ovviamente, edizione speciale 30° anniversario. Qui di lato anche vediamo varie cose stampate: Batman La broma assassina, il sorriso malefico del Joker, gli autori, e qua sotto edizione speciale 30° anniversario 1988-2018. Nella parte posteriore vediamo questa figura, ragazzi, di Batman, bellissima, e qua sotto appunto la scritta edizione limitata a 2500 unità più il contenuto ovviamente della stessa edizione. E qui nel lato, ragazzi, c'è insomma il braccio che completa la stampa del Joker. Ok, adesso andiamo ad aprire, perché il pezzo forte è anche dentro, ovviamente, oltre la parte esteriore. Lo farò con molta attenzione e, oh mio Dio, ragazzi, la scatola non era stampata soltanto fuori, a quanto pare, ma anche dentro. Qua dentro vediamo, ragazzi, questa incredibile figura di Batman, meravigliosa. E qui nella parte sinistra vediamo una parte del fumetto stesso che è stata stampata. Incredibile questa cosa, ragazzi. Ok, adesso andiamo ad aprire. Qui c'è il buco, ragazzi, per tirare su la parte in cartone. E op. Allora, anche qui, ragazzi, da questa parte, adesso non so se riuscirete a vedere bene, su questa parte di cartone internamente sono state stampate altre parti del fumetto stesso. Incredibile, ragazzi, fantastico. Ed ecco qua, guardiamo subito i contenuti, ragazzi. Qui ovviamente, come primo pezzo, incontriamo l'edizione 30° anniversario di The Killing Joke, ovviamente, che sarebbe così, ragazzi. La copertina è totalmente in bianco e nero dalla parte, sulla parte di davanti, ovviamente anche sulla parte di dietro, dove appunto c'è scritto edizione speciale 30° anniversario. Il fumetto di per sé è molto sottile, ragazzi, vedete, però direi che ne vale la pena. Qua c'è anche un'introduzione, ovviamente, e poi tutto il fumetto, che è meravigliosamente a colori, tra l'altro, ragazzi, guardate che roba. Ok, mettiamo da parte il fumetto, e qui l'altro pezzo che incontriamo, ragazzi, è il diario. Wow, adesso lo vedrete un pochettino con riflesso, perché è dentro una cellophane che io non credo che toglierò mai, ragazzi, essendo abbastanza collezionista non credo che la toglierò dalla cellophane, però è così. Vedete, qua c'è il Joker, Batman The Killing Joke, questo è scritto per fortuna in inglese, e
qua sotto è scritto Batman la broma assassina, quindi dovevano scrivercelo per forza anche in spagnolo. E questa è la parte di dietro, ragazzi. Mettiamo da parte anche il diario. E l'altro pezzo che ci troviamo di fronte, ecco, è quello che stava scivolando. Questo era già un po' uscito dalla cellophane, ragazzi, quindi ne approfitto per farvelo vedere bene, farvela vedere bene, anzi, visto che è la penna, che sarebbe questa qua, ragazzi, con la figura del Joker ovviamente stampata sopra. È bellissima, è una semplice penna ovviamente, però è stata personalizzata con questa figura del Joker. La rimetto ovviamente nella sua cellophane, la lascio da parte, e qua ci troviamo la sacca, ragazzi, che è più grande di quello che mi aspettavo effettivamente. Wow, eccola qua, ragazzi, non è una semplice sacca, cioè è una sacca, però al tatto, adesso ovviamente dovrei toglierla dalla cellophane per farvela vedere bene, eccola qua, ragazzi, cioè è molto più resistente di una semplice, sapete, quelle sacche che sono sottili, cioè è madonna, è fantastica, ragazzi. A parte che c'ha questa parte di sotto qua, adesso non so se potrete tanto notare la differenza, che è tipo in pelle, madonna, e c'ha questa etichetta qua che anche è in pelle, ragazzi, è fantastica. La parte di dietro è tutta nera. La parte di davanti ha ovviamente la figura di The Killing Joke, con tanto di etichetta col simbolo di Batman. E l'interno, ragazzi, è gigantesco. Ovviamente c'ha anche una tasca interna con la cerniera. Incredibile. Non me l'aspettavo così bella, così di qualità la sacca, vi dirò la verità. Anche le corde per appenderla sono molto spesse, molto, molto resistenti. Veramente fantastico, ragazzi, sono felicissima. Ok, era l'ultimo. Ultimo pezzo incluso in questa edizione limitata, ovviamente la parte di sotto della scatola anche, ragazzi, è stampata, come potete vedere. Sono estremamente soddisfatta di questo acquisto, ragazzi, non vi ripeto, mi aspettavo questa grossa qualità negli elementi che c'erano all'interno, per cui sono veramente piacevolmente colpita. Non vedo l'ora comunque di leggere anche questo comic, per quanto comunque possa essere breve, sono veramente troppo curiosa. E niente, volevo condividere con voi questo acquisto perché comunque è, diciamo, un pezzo abbastanza particolare da condividere anche con altri, per cui spero che sia piaciuto anche a voi, ragazzi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione anche dal Joker, e un budoscio a tutti, ragazzi, ciao.